Terzo video di istruzioni per l'uso per questo corso speciale dei maestri invisibili, sottotitolato La rivelazione. Questo è un video per le persone tranquille, per quelli che sono né contenti né scontenti della loro vita attuale, che vogliono qualcosina di più e che ritengono di conoscersi abbastanza bene, e che sono aperti alle scoperte. Queste persone non dovrebbero avere nessuna difficoltà, se non se una ce l'hanno. E il problema di avere motivi di scontentezza, ecco, il problema di sentirsi stretti nella propria vita. Le persone tranquille stanno bene nella propria vita, sanno affrontare gli ostacoli, sanno rassegnarsi alle cose che non possono cambiare e sanno addosare la pazienza che serve per fare le loro conquiste. Ecco, questo corso qui ti insegna a cambiare idea anche riguardo a questo. È sicuro, se sei una persona tranquilla, che tu da questo corso non esci tranquillo, esci impaziente. Perché dici, ma tutta questa roba che io posso fare quando comincio? Ma tutta questa cosa che io posso fare, la posso fare da sempre? Perché prima non lo sapevo? Se l'avessi, perché non lo insegnano a scuola questa roba? E cominci a vedere tutto quello che prima ti bastava come una casetta delle bambole da cui uscire. Come fronteggiare questo problema quando si esce? C'è un buon metodo che è la creatività. Quando una persona si sente stretta nel proprio mondo, crea, comincia a creare cose nuove. Se è un artista, crea opere d'arte. Se è un filosofo, crea nuove teorie. Se è una persona dell'imprenditoria, crea nuove aziende. Se è una persona affettuosa, crea nuovi rapporti sentimentali e nuovi modi di amare. Deve creare per forza. Per cui se sei una persona tranquilla e fai questo corso, ricordati che una delle cose che ti si riveleranno è l'inevitabilità della creazione. Tua. Di che cosa? Di una quantità di cose che il mondo intero, come dice il Vangelo di Giovanni, non basterebbe a contenerle.